Si inizia con i bimbi. Abbiamo già iniziato ieri con la mostra di Letizia Battaglia, in onore a Santa Rosalia, che sono delle fotografie, devo dire, veramente bellissime, degli anni 50 e 60, ma è una ricostruzione di una Palermo che è stata, oggi c'è l'evoluzione, anche lì c'erano delle bambine, d'altronde. E poi abbiamo fatto I Giganti di Mistretta, è stato un grosso successo e altri spettacoli, insomma la città è davvero animata di grande spettacolarizzazione, è tutto all'insegna di Palermo Bambina, quindi Rosalia Bambina, insomma il mio festino è un festino guardato dagli occhi di una bambina. Questo carro è un carro particolare, simbolo di integrazione per la multietnicità, ma anche trainato dai detenuti del Lucerdone, dalla compagnia dei detenuti. Il festino per me è un'azione davvero emozionante, emozionante per me, per i palermitani, per tutta la gente che viene a vedere il festino. È un momento, credo, di grande aggregazione e di verità. Io ho sempre tentato, questa è la quarta edizione che faccio la direzione artistica e lo faccio con grande entusiasmo, ritornando bambino. Ecco, quando io ho sentito il Palermo Bambina e Rosalia Bambina, capite bene che ho avuto un attimo di emozione, quindi tutto stiamo organizzando. Poi quest'anno c'è davvero una squadra eccellente, c'è Santina Pellitteri Franco, Nicola Franco, Vincenzo Montanelli, Angela, cioè devo dire veramente siamo, come si dice, siamo un gruppo talmente coeso da darci, ecco, stiamo dando, non è che ci aspettiamo di ricevere, è un po', è come in amore devi dare, poi se ricevi bene, ma noi stiamo tentando di dare quanto più è possibile perché questa città, ecco, non più ortodossa come un tempo, ma aperto, ecco perché di questo carro dell'integrazione, ecco perché di questi quattro mandamenti che rappresentano la nostra città e di queste quattro etnie diverse, per cui credo che sia un segnale. Torna il festinello dopo tanti anni, quel festinello che vede il suo punto di riferimento nel Monte di Pietà, in quella piazza dove si trova la più antica urna votiva dedicata a Santa Rosalia, e quest'anno il Festinello torna nell'anno nel quale Palermo, capitale della cultura, ha scelto i bambini e le bambine per ricordare Santa Rosalia, perché i bambini sono un invito forte al futuro, i bambini sono il futuro e questa città ha bisogno che sempre di più ci convinciamo che non bisogna soltanto pensare al presente, ma bisogna avere rispettosa memoria del passato e grande speranza di futuro. Cosa sai di Santa Rosalia? Che ha salvato Palermo da una malattia chiamata peste. Spero che proteggia tutta Palermo e io prego per la Santa Rosalia.